Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio mostrare un po' di prodottini che ho finito nel periodo e mi sono piaciuti tantissimo. Vi anticipo che parleremo soprattutto di Sephora e poi dopo vi faccio vedere due chicche che secondo me possono piacere anche a voi se già non le conoscevate. Ma iniziamo subito con questi tre prodotti di Sephora Collection e che dire, ve ne parlo. Prima che vi mostro è questa maschera per il viso di Sephora, la maschera peeling alle pompelmo rosa, pompelmousse, spero che sia. Allora, intanto è una maschera da 5 minuti e già per questo mi piace un sacco, ma non vorrei avervi già iniziato a dire una cavolata. E quindi aspettate che lo leggo. È una maschera da 3 minuti. Scusa. Partiamo benissimo, perché dice di essere per 5 usi. Ma sinceramente io ho applicato sul viso ed è su tutto il viso, ovviamente tranne il contorno occhi, ci ho fatto molto di più di 5 usi, quindi mi piace. Allora, confezione da 50 ml viene 5,90 euro, ovviamente la linea, mi ero fermata per farvela vedere, la linea Sephora Collection non è quasi mai scontabile, se non in certi periodi dell'anno, ma 5,90 euro. E penso di averla usata per 6 o 7 volte, io tranquillamente questa. Dunque, è una maschera peeling delicata. Delicata perché comunque sia non va a irritare il viso, si applica uno strato omogeneo, si lascia in posa 3 minuti, quindi io il tempo sa proprio di pompelmo. Sa proprio di pompelmo. Io normalmente l'applico alla sera ed è dopo essermi struccata il viso, l'applico, mi lavo i denti e poi dopo rimuovo la maschera. Si rimuove facilmente con l'acqua tiepida oppure con un panno in microfibra, un dischetto di cotone, è molto facile da rimuovere. Lascia la pelle davvero più liscia, più morbida, non la irrita, non la secca, anche se poi dopo applico la crema idratante, ovviamente, però la lascia bella, soprattutto sulla mia pelle mista, è un peeling molto delicato. Che la lascia bella pulita, purificata, senza i pori, questi pori, soprattutto questi, non sono più così visibili. Bella compatta, mi piace. Secondo me è da provare almeno una volta perché questa è valida, notevolmente valida. Anche applicarla 2 volte a settimana perché è un peeling delicato. E poi una maschera a 3 minuti, cioè è davvero solo per quella varrebbe. Io amo le maschere veloci. Poi, sempre della Sephora. Vi mostro anche questa maschera che non voglio dirvi una cavolata, a questo punto lo leggo. Dice di questa è da 5 minuti, sempre dice 5 volte, 5 usi, ma davvero ne fa molti di più. Questa è la maschera anti imperfezioni in mousse alla canapa, questa qui. Quindi sempre 50 ml, 5,90 euro, sempre prezzo non scontabile, ma devo dire che 5,90 euro ci sta tranquillamente. E poi è una maschera in mousse. È una maschera particolare, sembra proprio soffice. Applichi uno strato, io dunque, anti imperfezioni, però è delicata. Io la applico su tutto il viso, ma volendo, se avete la pelle più sensibile, applicata solo nella zona T. Io su tutto il viso 5 minuti, il tempo di lavarmi i denti, come vi ho già detto, cioè davvero io ottimizzo i tempi. E prima di tutto l'inci perché non ha siliconi, non ha petrolati, ha sì dei conservanti, ma davvero è anche valida come inci. 3 su 5 va per via dei conservanti e stavo leggendo e delle profumazioni. Mi piace e la ricompro spesso perché è veloce, è da fare più volte durante la settimana ed è, una volta non si secca, anche se ha imperfezioni non si secca, ma è rimasta in mousse che poi si rimuove anche questa con un panno in microfibra o un dischetto in cotone. Lascia la pelle pulita, purificata, anche opaca, proprio la senti che non è lucida, non è grassa, però non la irrita. Dopo, come sempre, vado ad applicare la crema idratante per la notte, ok? Però davvero fa la differenza. Io su questa soprattutto direi che le ho provate tutte le maschere di Sephora, ma queste due per me e per la mia pelle mista fanno davvero la differenza. Sto continuando a guardare la telecamera perché vedo passare delle cose che non so cosa siano. Moscerini, animali, non lo so, animaletti volanti, non lo so, però
Comunque, torniamo a noi e fanno la differenza. E il terzo prodotto che vi mostro, sempre di Sephora e poi ho finito, è questo gommage per il corpo. Allora, c'è in varie profumazioni, ne ho provate diverse, quando è disponibile la prendo spesso in negozio ed è questo è quello che mi è rimasto qui. È un gommage corpo, questo esfoliante e purificante, ce ne sono di vari utilizzi. È un 30 ml ed è in questa confezione in carta perché dovrebbe essere un monouso, in plastica, scusate. 30 ml, il prezzo è 2,90 euro. E vi dico, è valida, ma davvero valida. Cioè, oltretutto, l'INCI prima di tutto è anche valido, 4 stelline su 5. Poi vi faccio vedere la clip comunque perché questa l'ho finita, però se vogliamo utilizzarla sul corpo, dato che non ha un potere scrubante molto molto forte, la possiamo tranquillamente utilizzare, ad esempio, ed è dato che è in gel, è un gel con dentro degli, forse qualcosina si nota, ecco, però la vedete meglio nella clip. Ha dei piccoli semini scrubanti che oltretutto sono naturali, quindi non è niente di, non è plastica. Ed è in questo caso cosa sarebbero? Non lo so. So che alcuni di voi intanto me lo chiedono che cosa l'agente sfogliante deve essere un qualche tipo di nocciolo di qualcosa. Adesso dovrei andarlo a leggere sul sito. Comunque non è plastica, quindi non va neanche a inquinare. Ed è un'azione scrabante leggera ma non delicata, quindi non è blanda ma non è neanche forte, quindi utilizziamola ad esempio sulla doccia, sui gomiti, sui talloni, in queste zone, oppure se non avete la pelle del viso sensibile anche per il viso, perché comunque è all'interno di questo gel e questo gel detergente va un po' a lenire l'azione, a rendere più blanda l'azione scrabante. La utilizziamo, ad esempio, io questa confezione qui che sta in monouso mi dura 5 volte, 4-5 volte, perché ne applico più o meno questa quantità. Ok, la prendo, la prelevo, è un gel, la vado a massaggiare ai lati del naso, sulla fronte, sul mento, nelle zone più problematiche per me, e poi si risciacqua facilmente e davvero sento la differenza. Non graffia, non irrita, non secca, mi è strapiaciuto. E quando lo trovo, lo prendo sempre in varie profumazioni, questo ad esempio è purificante, però qualunque cosa faccia va bene perché ha un'azione scrubante che mi piace. E oltretutto mi sembra conveniente perché 2,90 euro faccio 4-5 volte, quindi super conveniente. Ma ora veniamo alla chicca, che forse tanti di voi conosceranno già, io non conoscevo e non ho problemi ad ammetterlo, la conosco perché me l'ha fatta conoscere mia mamma, anzi me l'ha comprata mia mamma, a dire la verità, quindi perché io non la conoscevo, cioè proprio non lo sapevo che esistesse. Dopo ho iniziato a guardare in negozio e l'ho trovata anch'io, anche perché ho guardato per il prezzo, ma wow! Basta, di cosa sto parlando? Di questa mousse detergente per il viso dell'acqua alle rose. Questa qui. Allora, la confezione è un 150 ml. Ho guardato, alla saponeria viene 8,90 euro. Ed è prima di tutto la cosa particolare, che oltretutto lo spiega anche qui dietro, ma, e lo vedete nella clip, ma guardate il tappo, è particolare, luce, è particolare con tutti questi segnetti. Come si applica questa mousse? La si preleva schiacciando qua, si può fare anche con una mano nel caso, ed è schiacciate poco perché esce tanto prodotto, ma schiacciate così, la mousse che esce ha la forma di una rosa. Cioè, la cosa particolare è questa, proprio ha la forma di una rosa. Le prime volte vi uscirà un po' più il prodotto, ma poi ci fate vi abituate e così ne esce la giusta quantità. Allora, è una mousse detergente per il viso che ha il profumo classico dell'acqua alle rose. Mi è piaciuta tanto, ma davvero tanto. E io la uso
ed tranquillamente così, cioè la prendo con le mani e poi con la pelle inumidita l'applico sul viso e la rimuovo, ma anche col Foreo che comunque ha le setole in silicone, col Clarisonic che ha le setole in fibra sintetica, con le mani, cioè in qualunque modo mi trovo benissimo. Pulisce bene il viso, non è aggressiva, lo deterge bene, soprattutto perché la mia pelle mista tendente al grasso davvero toglie tutte le tracce di olio, ma anche l'impurità del giorno. Alla sera invece quando l'applico e mi toglie l'inquinamento, i residui di trucco, alla mattina il sebo in eccesso, fantastica. Non irrita la pelle, non me la secca, non ho la sensazione di pelle che tira. Fantastica, davvero fantastica. Per il prezzo che ha, ve la straconsiglio, anche perché dura davvero a lungo. Cioè, io non la conoscevo, l'ho già ricomprata. Io i detergenti mousse li amo perché sono proprio, va benissimo anche come seconda fase della doppia detersione. Quindi la fase oleosa sul viso, sapete la skincare coreana che tanto se ne chiacchiera. La fase oleosa sul viso e poi la fase schiumogena. Questa, come detergente schiumogeno, è perfetto e ha un prezzo super accessibile. Ma ora veniamo all'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare perché anche questo è molto valido. E vi parlo di questo shampoo della BioPoint. Allora, questo è una mini taglia da 100 ml, ma ho guardato e ho visto sia da Caddis che da Tigotà. C'è la confezione da 100 ml, quindi proprio quella professionale, da 6,99 euro. Allora, questo è uno shampoo, se ve lo dico, shampoo della BioPoint Pure and Fresh, shampoo per capelli normali e fini con aloe vera, dona morbidezza senza appesantire, senza siliconi, slash, parabeni, solfati e coloranti. Ho guardato l'INCI ed effettivamente è un 4 stelle su 5 perché ha solamente profumazione ed conservanti. Ci sta. È proprio uno shampoo bio, proprio ci sta. Questa è la confezione. Perché vi dico che è una scoperta? Perché 6,99 euro. Ha un profumo freschissimo. È delicato, sa di pulito, mi piace per quello e poi perché è uno shampoo delicato che pulisce molto bene capelli e cuoio capelluto, fa una schiuma morbidissima, ma che si rimuove molto velocemente, proprio facile. Ed è uno shampoo che io ho utilizzato solo in alcune occasioni, perché quando faccio la tinta, poi lo rimuovo la tinta dai capelli, la rimuovo con uno shampoo delicato che non abbia sale all'interno ed è che non vada a intaccare il colore della tinta. Questo è fantastico perché deterge bene i capelli ed rimuove qualunque residuo anche della tinta che abbiamo sui capelli, non va ad alterare la formulazione della tinta o l'effetto, funziona benissimo, è delicato, non secca i capelli, dice di essere per capelli da normali a fini, beh, non dà volume, ma ottimo, davvero ottimo. Usandolo in questo modo il 100 ml mi è durato davvero mesi. Forse anche anni, perché facendo una tinta al mese, forse anche un annetto, ma il 400 ml credo che sia un investimento a vita. Comunque sia, anche uno shampoo delicato, non brucia gli occhi, non irrita la cute, non secca i capelli, la piega dopo ed si fa tranquillamente come sempre. Continuo a vedere svolazzare cose, aiuto, ed ve la straconsiglio, perché è davvero. Allora, nel reparto, in alcuni reparti dei negozi, ad esempio a Tigotà, ci sono anche le mini taglie, c'è proprio una zona delle mini taglie o taglie da viaggio. In questo caso c'è a 1,99 euro o 2,99 euro, non mi ricordo, c'è. Se volete provarlo, però considerate che il 400 ml viene 6,99 euro, ovvio che la mini taglia non è conveniente. Però se la volete provare, nel caso, penso 2,99 forse. O 1,99, non mi ricordo, però ho visto che c'è, ad esempio da Tigotà che ha reparto delle mini taglie, c'è e ve lo stra consiglio. Fatto vedere e niente, questo era il video delle tutte le scoperte wow che mi sono piaciute del periodo. Fatemi sapere se quindi queste le avete provate, come siete trovate. Io spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao. Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino?
Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!